La novità più interessante per l'universo dell'asset management italiano nel 2017 è stata sicuramente la nascita dei PIR, i piani individuali di risparmio. A poco più di un anno e mezzo dal lancio dei primi strumenti, la redazione di Fondi e SICAV ha organizzato una tavola rotonda con i manager di alcune importanti società di gestione operanti in Italia per tracciare un bilancio di questo nuovo mercato. Insieme a Paolo Proli, Head of Sales and Marketing di Amundi SGR, Lorenzo Giavenni, responsabile pianificazione commerciale e sviluppo rete di Arcafondi SGR, e Marcello Kelly, responsabile per il Ixor ETF in Italia, abbiamo analizzato come sono stati accolti i PIR presso la platea dei risparmiatori e quale impatto questi hanno avuto finora sia sul mondo del risparmio gestito sia sui listini azionari italiani. Nonostante l'incertezza legata soprattutto alle tensioni di natura politica a livello domestico e un contesto macroeconomico indubbiamente più difficile, il bilancio del 2018 è ancora positivo, con una raccolta che è cresciuta anche se in rallentamento rispetto al 2017. Un elemento importante che va poi sottolineato è che i PIR, al di là dei vantaggi fiscali dati dall'esenzione d'imposta sui capital gain, stanno dimostrando di essere anche strumenti utili alla diversificazione di portafoglio degli investitori.